Infrastrutture e trasporti come strumento fondamentale, imprescindibile per lo sviluppo di un territorio. Parliamo di infrastrutture, pensiamo al porto, ma pensiamo anche a tanti collegamenti che bisognerebbe potenziare a livello appunto di strade, a livello di ferrovia, a livello di trasporto aereo, e quindi qui la questione dei voli civili dell'Arlotta di Grottaglie. Parliamo di tutto questo con l'onorevole Antonio Bruno, candidato per il Consiglio, per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese con lista civica a sostegno di Michele Emiliano, presidente. Lei ha citato tre riferimenti che vivono una stagione di assenteismo progettuale concreto da parte della nostra regione, e dobbiamo fare in modo che ci si dia ci si abbia un colpo di coda da parte di chi sarà chiamato a sedersi nei banchi del nuovo Consiglio regionale, perché è veramente assurdo quello che accade a livello del porto di Taranto, a livello aeroporto di Grottaglie. Se pensiamo ai collegamenti industriali vicino all'aeroporto di Grottaglie, ma se pensiamo a tutto il resto dei trasporti, noi dobbiamo non pensare soltanto al trasporto aereo, al trasporto. Noi siamo carenti nella nostra provincia con il trasporto su gomme da un paese all'altro, siamo carenti con il trasporto ferroviario, parliamo dei treni dell'anteguerra, basta vedere quelli che attraversano, cosiddetti i treni della sud-est, che camminano a 10 km orari. L'alta velocità non esiste da noi, purtroppo. È un'offesa parlare di alta velocità, perché si ferma molto distante da noi, partiamo da Napoli in giù. Noi invece riceviamo tutti gli aspetti più negativi dal punto di vista del trasporto, e dobbiamo porre la parola fine. Dobbiamo affrontare concretamente questo aspetto del trasporto, così come anche una nuova politica. Va sollecitata l'amministrazione provinciale, va sollecitato continuamente l'amministrazione regionale, di converso alla provincia, per quanto riguarda le strade della provincia di Taranto, ma io non voglio dire soltanto Taranto, un po' tutta la nostra regione è deficitaria. Dobbiamo passare dalla fase delle parole e dal farò alla politica del fare, alla politica dell'oggi, non del domani.